per me la lingua italiana è l'ultima lingua che avrò imparato. Ho cominciato con la lingua italiana quando avevo 72 anni. Stavamo per fare una vacanza in Italia e pensavo, io studio la grammatica per 3 settimane per poter ordinare nei ristoranti e dopo aver studiato la grammatica pensai, peccato studiare non la grammatica, la grammatica e non leggere gli autori, così cominciai a leggere. Poi dopo un anno ho incontrato 2 studentesse italiane alla mia università a Los Angeles. Una si era laureata con una dissertazione sul tema di Pirandello alla Sapienza e l'altra è veneta. Così ogni settimana per 2 ore parliamo, la professoressa viene da me e parliamo del tutto. Mi piace molto la lingua italiana. Sfortunatamente ho cominciato troppo tardi nella vita per perfezionare le mie conoscenze. La mia lingua migliore è la lingua tedesca, perché ho abitato in Germania quando avevo soltanto 24 anni. Ma ciò nonostante, qui in Italia io rifiuto di parlare inglese. Quando un giornalista o un cameriere comincia a parlare l'inglese, la mia prima frase è nessuna parola della lingua inglese, perché sarebbe peccato stare qui nel paese di Dante e non ascoltare e non parlare la sua bellissima lingua. Negli Stati Uniti e ne parleremo stasera. Negli Stati Uniti noi tutti, senza eccezione, sono o immigrati o discendenti di immigrati, e perciò la cittadinanza, molti miei amici hanno acquistato la cittadinanza. Mio padre è nato fuori, in Russia, ha acquistato qui la cittadinanza. Mia moglie è polacca, i genitori sono arrivati qui negli Stati Uniti e hanno acquistato la cittadinanza. Perciò per noi la cittadinanza non è cosa che arriva con la nascita, ma che per una gran maggioranza è qualcosa che si acquista. E quelli che acquistano la cittadinanza spesso ne sono orgogliosi. Ci sono per ogni paese, ci sono quelli che rimangono e quelli che emigrano, e c'è in media una differenza tra loro, benché tutti vengano dallo stesso gruppo. Quelli che scelgono di emigrare sono automaticamente più venturosi, sono più disposti ad assumere rischi, sono in media più giovani, più in gamba. E un esempio che ci trovo stasera è che la gran maggioranza degli scienziati che hanno vinto il premio Nobel negli Stati Uniti sono o immigrati o i discendenti diretti della prima generazione degli immigrati. Naturalmente negli Stati Uniti, come in Italia, c'è un gran dibattito sugli immigrati, perché ci sono gli immigrati più buoni e gli immigrati meno, ma in media gli immigrati sono quelli che sono più disposti ad assumere rischi. E così per l'Italia, la perdita di cervello, l'Italia dunque perde in media i migliori tra gli studenti, tra i laureati, e dall'altro lato quello
quelli che vengono in Italia sono quelli del Nord Africa, Sierra Leone, dappertutto, che sono più disposti ad assumere rischi mortali. Oggi è vero che c'è più mobilità che nel passato. Quando sono arrivati il mio padre all'età di 2 anni, lui era stato portato dai genitori e loro, come arrivarono negli Stati Uniti, loro hanno attraversato l'impero austro-ungarico a piedi, sono arrivati a Bremerhaven, porto di Germania, sono arrivati in una nave a New York, ma adesso si sale in un, quando sono arrivato qui ho salito in un aereo a Los Angeles, ho fatto scalo a Parigi e ecco dopo 20 ore sono qui, mentre il mio padre ci hanno voluto certo 4 mesi per arrivare negli Stati Uniti.